un appello dei presidenti delle province italiane al capo dello Stato, Giorgio Napolitano, in quanto garante della Costituzione, perché faccia rispettare le norme contenute all'interno della Carta. E questo è uno dei passaggi significativi dell'Assemblea Nazionale delle Province svoltasi ieri a Roma. E credo che dobbiamo fare un lavoro in questi giorni intenso per rileggere la Costituzione. Dicevo, vi è stata data la Costituzione. Io, in termini anche simbolici, vi invito ad aprire la Costituzione che vi è stata distribuita. L'articolo 1 è chiaro: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 114. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Articolo 117. I comuni, le province, le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Articolo 119, primo e secondo comma. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrate e di spese. Presidente Saita, nel suo intervento ha lanciato un appello sentito al Presidente della Repubblica, perché? Beh, il Presidente è il garante della Costituzione, abbiamo voluto leggere tutti assieme, anche a voce alta, i test, gli articoli della Costituzione, come dire, ci riguardano e che non vengono rispettati dalle dichiarazioni dei ministri, e quindi abbiamo chiesto al Capo del Governo di intervenire sui ministri che devono rispettare la Costituzione, hanno giurato su quello, abbiamo chiesto al Capo dello Stato di essere garanti del ruolo costituzionale nostro, abbiamo chiesto al Capo dello Stato di tutelarci, perché noi svolgiamo dei servizi, non siamo degli accattoni, abbiamo un ruolo e una dignità perché governiamo il nostro Paese, abbiamo chiesto al Capo dello Stato di evitare che la Costituzione venga modificata mediaticamente. Non ci sentiamo degli usurpatori, dei lebbrosi, dei clan mafiosi, come in molti vogliono farci apparire, ha sottolineato nel suo intervento il Presidente del Lupi, Antonio Saitta. Viviamo questo momento con molta amarezza, ma c'è la volontà di continuare questa lotta che non è per le poltrone, ma per le istituzioni. Non è possibile cancellare 150 anni di storia per un annuncio. È in atto una delegittimazione mediatica. La Repubblica non è stata con noi, ma la giustizia è stata con noi, e avvertiamo un certo fastidio da parte di molti che la Corte Costituzionale ci abbia dato ragione. Vorremmo che il Presidente Napolitano tutelasse le prerogative costituzionali, ricordando ai rappresentanti del Governo il rispetto della Costituzione sulla quale hanno giurato. Presidente Saitta, le province riunite qui a Roma per una giornata di riflessione, risettiamo l'Italia. Ma devi dire una giornata di riflessione, ma soprattutto una giornata della dignità degli amministratori provinciali. Il nostro ruolo è previsto dalla Costituzione, la nostra fonte vera sono gli elettori che ci hanno votato, quindi non usurpiamo il potere a nessuno. Abbiamo questa dignità appunto che ci deriva dalla Costituzione e dagli elettori. E oggi noi riaffermiamo il lavoro che abbiamo fatto e soprattutto contestiamo una modalità di modificare l'organizzazione delle istituzioni che contrasta con la Costituzione. Il governo è prigioniero di un annuncio. Ha detto bisogna fare qualcosa, non è che fa una grande riforma, fa una piccola riforma, trasferisce alcune competenze, le province restano con minore ruolo, è una riforma che contrasta con la Costituzione, è una riforma che costa di più al nostro Paese. Il Ministro Del Rio continua a dire che non è vero quello che noi diciamo, ma quando gli abbiamo esposto questi dati lui non ha saputo contrastare. Del Rio e il Governo dovrebbero sapere che gli elettori, i cittadini vogliono scegliere i propri amministrati, vogliono scegliere i propri parlamentari, sta cosa del porcellum dei nominati che crede ai cortigiani non va bene, ma anche l'elezione indiretta di secondo grado crea dei nominati, la ripartizione tra i partiti, questo è quello che l'Italia non vuole, vuole comportamenti coerenti tra i partiti e le istituzioni.
che cosa vogliono gli elettori? Vogliono che siano eliminati, come dire, i privilegi, non è che vogliono eliminare le province, e siccome forse non vogliono eliminare alcuni privilegi, si annuncia di fare qualcosa sugli altri, ma il numero dei parlamentari resta così com'è, la seconda Camera resta, il finanziamento dei partiti non si tocca, non riescono a fare queste cose perché non vogliono, hanno difficoltà e si butta in pasta questo delle province, ma noi siamo determinati a resistere e a ricorrere ovunque, perché finora la giustizia ci ha sempre dato ragione. Il professor Pierluigi Portaluri, ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento, nel suo intervento ha effettuato una disamina del disegno di legge 1542, meglio conosciuto come disegno di legge Delrio. Secondo me sarebbe stato opportuno affrontare il tema del mosaico territoriale in modo più ampio, partendo dall'obiettivo più difficile, anche più ambizioso, me ne rendo conto, cioè ripensare il sistema generale, non partire soltanto dall'obiettivo delle province, ma cercare di capire se fosse possibile ripensare il sistema intero e quindi partire anche dal problema delle regioni per poi affrontare le questioni legate all'ente intermedio, cioè le province, e di lì anche al ruolo dei comuni, cioè una visione territoriale che deve essere improntata a criteri di organicità, anche perché non si riesce a capire come mai questo disegno di legge, che nasce come un insieme di misure transitorie, poi ambisce anche a dare un segnale che non è transitorio ma definitivo nel sistema territoriale italiano. Lei parlava anche delle funzioni. Questo è l'altro problema, sono sparite le funzioni, nessuno più si chiede che cosa fa chi, ma tutti si chiedono come ritagliare l'Italia, ma nessuno parla del problema che secondo me è il problema metodologicamente iniziale e corretto. Prima identificare che cosa bisogna fare, di cosa hanno bisogno le collettività e poi vedere chi deve erogare i servizi o fare o svolgere le funzioni in questione. Nel corso dell'assemblea il direttore generale del Censis, Giuseppe Roma, ha presentato lo studio Rileggere i territori per dare identità e governo all'area vasta, che dimostra come, attraverso dati territoriali e nuovi indicatori socio-economici, le stesse ragioni che sostengono la Costituzione delle città metropolitane varrebbe per la gran parte dei territori delle attuali province italiane. Professor Roma, nel suo intervento ha parlato di uno studio che è stato fatto dal Censis che sarà portato all'attenzione del governo nei prossimi giorni. Ci può dare qualche anticipazione? Sì, lo studio dice che l'economia richiede un governo dell'area vasta, perché la nostra economia è basata sul territorio, i territori che esportano stanno nelle province, il problema del lavoro è un problema che ha limiti provinciali e quindi la necessità di governare questi fenomeni è importantissima. Inoltre noi abbiamo molte funzioni, dalla mobilità alle scuole, che sono in capo alle province, che se invece fossero distribuite nei centinaia di comuni dove sono localizzate per esempio le scuole superiori, costituirebbe non solo un enorme costo superiore, ma anche l'impossibilità di programmare e di pianificare un intervento sulla formazione che sappiamo è fondamentale. Presidente Pentangelo, nuova tappa di questa battaglia che le province e il LUPI in particolare stanno portando avanti contro l'abolizione delle province. Oggi a Roma Assemblea Nazionale, che cosa è emerso? Ma sembra grottesco, si aggiungono ogni giorno tasselli importanti nell'esame di quella che poi è una faccenda che ha dei contorni incerti. Oggi anche il Censis porta una testimonianza sulla tutti gli effetti positivi e benefici che le province hanno e su tutto quello che potrebbe succedere all'indomani di una, diciamo, di uno spacchettamento di funzioni. È quello che stiamo ripetendo da tempo. Allora io vedo sostanzialmente come un non ascolto da parte del ministro Delrio, come non volere andare avanti a tutti i costi. Ci sono costituzionalisti che si esprimono e che sono di secondo grado, c'è il Censis che parla e non viene ascoltato, c'è un'Assemblea Nazionale del LUPI che comunque al momento esiste ancora e che esisterà fin quando le province ci saranno, e nessun rappresentante del governo, benché invitato, partecipa. Allora mi sembra una chiusura preconcetta, che per me, che sono un democratico nell'animo, qualcosa di negativo per la politica, per le istituzioni e per il messaggio che noi diamo ai cittadini. Faccio una provocazione finale: se le province debbano scomparire, e a questo punto scompaiano da subito, al 31 dicembre a noi scade una ulteriore proroga per il servizio dei rifiuti che non ci appartiene, per il quale non abbiamo copertura finanziaria, allora io dico, piuttosto che fare una proposta di legge ieri sullo spostamento di funzioni dalle province alla motorizzazione per tutte quelle pratiche che riguardano il mondo automobilistico, e per noi ci può stare,
ci tolgono invece deleghe ben più pesanti. Ad esempio, dal 1 gennaio decidessero a chi dare tutto lo smaltimento dei rifiuti e quindi ci iniziassero nei fatti a delegittimare, ma con quei compiti che fanno tremare le braccia a tutti e che noi invece seriamente stiamo portando avanti. Si continua sulla strada di vaghi progetti di riforma che sostanzialmente lasciano in piedi la vecchia architettura volendone togliere soltanto un pezzo. Noi non accettiamo di passare per coloro che rappresentano lo spreco in Italia, lo spreco innanzitutto a livello centrale nei palazzi del Parlamento e nei ministeri, cioè proprio in coloro che vogliono sopprimere. Noi abbiamo il dovere di dare rappresentanza ai nostri territori, di sindacalizzare gli interessi del nostro capitale umano che sono i nostri dipendenti, che non possono assolutamente correre rischi, soprattutto nelle realtà meridionali dove sono fatti di famiglie principalmente monoreddito. Io credo che in un momento di difficoltà di questo, dove comunque tutto il sistema delle istituzioni avrebbe bisogno di una riorganizzazione, andare a premere l'acceleratore e provare a fare città metropolitane distruggendo quello che di buono è stato fatto da parte delle province, sarebbe il caso prima di sperimentare delle città metropolitane che hanno già le caratteristiche oggi per poter provare ad avviare questo tipo di esperimento con appunto Roma, Milano e Torino, e dopo questa fase sperimentale eventualmente estenderla agli altri. Per quanto riguarda Venezia, mi viene da pensare insomma che Venezia è più una città speciale che una città metropolitana. Molti gli interventi di dipendenti che hanno preso la parola nel corso dell'assemblea. Evidenziate le preoccupazioni che i 56.000 lavoratori delle amministrazioni provinciali vivono ormai da 2 anni. Preoccupazioni non solo per il posto di lavoro, visti i tanti esuberi che alcune regioni e comuni hanno tra le loro risorse umane, rendendo impossibile l'assorbimento dei dipendenti delle province cancellate, ma anche per la mancata tutela delle tante professionalità che operano all'interno delle province stesse, con la perdita progressiva della loro dignità di lavoratori pubblici. Molte critiche anche per l'assenza dei rappresentanti sindacali che hanno disertato l'Assemblea.